nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta questa gente. Mamma mia, teniamo il tempo, Riccardo. Che tuffo nel passato, questa canzone. Se la potessimo tenere con Max Pezzali, insomma, sarebbe già. È sempre lì Max Pezzali. Ha fermato il suo tempo. Incredibile, l'ha marchiato. L'ha tenuto lui il tempo, sì, sì. Sì. Tutte le persone, anche soprattutto nostre, anche coetanee, lo ricordano, vanno ai concerti, quindi è ancora vivo da morire. Insomma, buonasera Riccardo. Buonasera, ben trovati. La solita elucubrazione iniziale l'abbiamo fatta. Sì. Ben trovati di nuovo qui a Come dorme il polpo su Radio Sankara. Grazie innanzitutto alla regia di Jacopo e a tutti quelli che continuano ad ascoltarci e a darci modo di continuare. Il giovedì sempre. Sempre noi, tutti i giovedì alle 20. Esce il podcast che poi potrete riascoltare su tutte le piattaforme che sono sempre le solite. Voglia di, sempre voglia di solite, le sapete. Dai. Chi ci ascolta ormai le sa. Tra l'altro, oggi Riccardo abbiamo veramente una puntata, non so, mi viene in mente la Christopher Nolan, i film di Interstellar, Memento, come sempre, Tenet, no? Che le devi guardare 5 volte e poi non ci capisci nulla, perché insomma, oggi Riccardo... Perché Pippo, dopo l'amore c'era da continuare a tenere il tiro alto, sì. Infatti ora per le prossime due avremo degli ospiti che poi sveleremo anche forse, non si sa, perché dopo se no bisogna parlare non so di cosa. Sì. E ovviamente siccome il compare qui accanto a me ogni volta dice che io tratto argomenti non felici, allora dico io Riccardo invece oggi ne ha scelto uno non facile, quindi Riccardo ne sceglie invece argomenti facili, direi, ed ha scelto un argomento che non esiste, probabilmente è un'illusione da cui fisici e matematici si tengono lontani, che sfiora l'effimero. Grazie mille Riccardo, ti vogliamo bene, questo argomento è... complicatissimo ed è... Il tempo, no, il tempo meteorologico, il tempo in quanto... Ah, perché stavo già iniziando per chiederti quale sarà il tempo. Pensando al tempo, quello meteorologico ultimamente sta facendo schifo, quindi concentriamoci più sul passare dei momenti, ecco, lo definirei così. Ora un po' ha virato anche il tempo meteorologico, sembra che si sia un po' addrizzato, quindi non parleremo, diciamo, delle condizioni meteorologiche delle prossime settimane, no, con Riccardo. Ma Riccardo, il tempo come dinamica, diciamo, allora, sì, come valore delle nostre vite, assoluto, direi assoluto, e il tempo anche definito come tiranno, nel senso che poi è una cosa che deve, un argomento che per forza riguarda tutti, certo, per forza tutti hanno a disposizione un certo tempo, e penso che per tutti in fondo il tempo sia il valore, tra l'altro, più importante del quale disponiamo, più dei soldi, no? Anche i soldi sono fatti per vivere bene il tempo, i momenti che poi ci ritagliamo, no? Quindi è diciamo una condizione veramente che ci accomuna tutti. Riccardo, io direi anche quanto che... pesa perdere tempo? Il tempo, sì. A cose, perdere tempo poi chiaramente è relativo, no? Perché magari... io posso prendermi il mio tempo per stare sul divano seduto a pensare a qualche cazzata, a scrivere qualcosa che è ozio pure, è una cosa che fino a se stessa, che però ha sempre per me è ben speso. Certo, un valore magari anche, no, arricchente o comunque anche formativo, comunque anche dipende da te, ma al di là di questo volevo dire che il tempo è sì il valore più importante, però prende valore per ognuno in maniera diversa, in momenti diversi. Sì, no? Diciamo allora che probabilmente non esiste anche il concetto del malspeso, perché comunque... No, malspeso secondo te, infatti quando ti dicono stai perdendo tempo, secondo me c'è cosa più sbagliata, perché lo sai te. Poi se lo perdi veramente o no, se quei momenti che ti sei creato, che stai vivendo, poi in realtà sono migliori di altri. Quindi è proprio soggettiva la visione. Infatti probabilmente è un giudizio, no, che uno dà, quello di dire magari agli altri, sì, no, stai perdendo tempo, in realtà poi non conosci. Poi magari invece tante volte, per esempio, io mi rendo conto di perdere tempo o di fare cose che non voglio fare, per questa cosa io la soffro molto personalmente, per esempio, quindi smetto di farle quando mi rendo conto, perché mi dà noia sprecare il tempo o in funzione anche di qualcos'altro, sono egoista, sono geloso del mio tempo.
siccome allora ci fai questo assist, io ti chiederei, Riccardo, anche alla luce, diciamo, di quello che ci diceva Einstein, che ci insegnava che non esiste un tempo assoluto, a differenza, ad esempio, di quello che pensavano quelli prima di lui, tipo Newton, ma che ogni osservatore ha un tempo, una propria misura del tempo, ti chiederei qual è per te questa misura, come parleresti del tuo orologio esistenziale? Come misuro il mio tempo? Sì, nel senso, il tempo te come... Intanto io parlo di me perché, come se te sei quello che studia, io non studio niente, quindi parlo no, in relazione senso, a me no, stesso. No, di te, parlo della tua vita, tempo, il tuo esistenziale di Riccardo Lippi. Esistenza, no? È passato molto più veloce il tempo preadolescenziale, lo ricordo come un battito di ciglia. E poi ho avuto momenti invece nell'adolescenza che mi sono sembrati lunghissimi, in realtà erano corti, e poi... Rivedendo tutto insieme direi che è passato comunque velocissimo. Magari l'esame delle superiori. Sì, che ora lo ricordo come una cosa bellissima. Invece lì mi sembrava che un minuto durasse un mese. Perché è un po' l'ansia. Sì, poi dopo appena svanita quello c'ho dei ricordi eccezionali. Anche lì. Il tempo n'ho perso un po'. Un po' l'ho sfruttato bene, secondo me. Lo sono sempre, magari anche a discapito dell'opinione pubblica, di quello che poi ne scaturisce nella vita. Dice, perché il giudizio degli altri poi se ne passa attraverso nel lavoro, in tutto, ma... Fortunatamente, se parlo di me, a volte me ne sono fregato, ho cercato sempre di impiegarlo come volevo. Torniamo lì di un po' come mi pare. Riccardo, si sa, comunque è libero, per fortuna, che è sempre una cosa bella da rivendicare. Ognuno di noi poi è libero nei propri ritmi temporali, però ecco, vivendo dentro questa società comunque in salsa moderna, siamo quasi costretti a mantenere comunque una velocità, no, di crociera uniforme a quelle degli altri, a quelle delle cose che passano. Ecco, in questo, Riccardo, forse qualcosa di claustrofobico ed imprigionante. Forse non siamo così liberi se ci viene dettato il tempo, il ritmo del vivere. Esatto, infatti facendo riferimento alla mia sofferenza riguardo a questo, io mi sono messo in proprio dove per male c'è un tempo nel quale per forza ci si deve stare. Però è tutto più deciso da me, ecco. Mentre quando il tuo tempo viene, no, precluso da altre cose, di situazioni soffri di più. Parlerei di tempo personale come di se stessi proprio. Cioè proprio una cosa che, diciamo, si affianca e quasi si sovrappone a quella che è anche la propria identità, la propria personalità. Sì, cioè sì, il modo in cui vivi il tuo tempo è il primo dire di te stesso, è la certo. Prima narrazione che hai della tua... Mamma mia, che argomento della tua persona. Meno male che l'hai scelto te, perché sennò io scelgo separazione, morte, sconfitta. Ero deciso tra tempo e sepoltura. Parenti che scompaiono, meno male che questo qui abbastanza ardo l'hai scelto tu, molto, molto ghost, molto thriller, Dario Argento, questa qui. No, comunque è un po', diciamo, anche, diciamo, la cultura nostra occidentale che accarezza la possibilità anche di un mondo fatto di entità eterne, in senso platonico, dove comunque la morte non può raggiungerci e magari vorremmo che non ci raggiungesse. E ti chiederei, Riccardo, anche alla luce dell'ipocondria di tutti noi, che comunque ci caratterizza più o meno tutti, è possibile secondo te concepire il tempo in una visione che non sia quella classica di scorrimento verso la fine, verso il nostro trapasso, ma diciamo più un senso liberatorio dal carattere terminale proprio del tempo? Questa è una domanda marzulliana, però... penso che l'essere umano poi quando vede il tempo e pensa al tempo, lo vede come, se lo guarda bene, no? Un conto alla rovescia, certo. E quante volte, quando si è veramente felice, che come si dice, no? Vorrei fermare il tempo, no? Vorrei che questo momento durasse per sempre, perché invece sappiamo bene che il tempo, come ci porta gioia, ce la porterà per forza via, no? Ci porterà via, finirà. E questa idea qui è quella poi che a volte ci stimola anche magari in certe situazioni a correre di più. Se ci dicessero quando scade il nostro tempo saremmo sicuramente infinitamente più produttivi e arriveremo più al dunque, al punto della situazione. Però saremmo magari anche infelici, no? Avere l'idea sarebbe non lo so come sarebbe. Forse spaventerebbe. Ho letto qualche libro a riguardo che si partiva già dalla fine, no? Anche lo stesso Benjamin Button. Eh sì. E si torna indietro, lo sai, è una cosa strana. Benjamin Button in realtà si ingiovanisce, quindi muori senza coscienza di te, così sarebbe bello. Sì, perché al momento che te la fai sotto, perché sei arrivato, torni neonato e non lo capisci più e ti addormenti. Certo, che sarebbe il massimo. Sì, sono anche psicologie, insomma, teorie psicologiche anche del passato, no? In cui si dice che comunque gli uomini poi ambirebbero a ritornare nell'utero materno, no? Quindi è proprio quel viaggio che fa Benjamin Button, dove comunque ritorna poi ritorna indietro all'inizio, sì. No? Si rinasce. Sì.
E quindi diciamo anche spesso succede, si vede che gli uomini poi anche quando invecchiano tornano bambini, no? Sì. Si dice anche che è proprio vero. Riccardo, te una canzone quindi guarda, che... La canzone che ho portato si sposa proprio bene con questo ultimo discorso che abbiamo fatto, perché è una canzone di Bruno Risas che si intitola Le quattro volte. E questa canzone proprio Brunori chiede, si può nascere un'altra volta, ed elenca tutto quello che è stato bello della sua infanzia, quello che ha passato prima, e è interessante proprio della visione di Brunori del tempo, di voler tornare indietro, di voler tornare e bloccare i momenti felici. Ascolti. Con Le quattro volte, Brunori Sas. Devo solo arrivare alla quinta elementare per diventare grande, grande come mio padre. Metterò il grembiule e imparerò a volare e scriverò poesie d'amore soltanto per mia madre. Devo solo arrivare agli esami di maturità, prendermi sto diploma e poi dopo si vedrà. Non mi piace la scuola, non mi piace studiare, voglio solo suonare, voglio bere e fumare. E un altro capodanno, un altro carnevale, un altro Ferragosto e ancora un altro Natale, la prima comunione, il primo funerale, la festa del paese, la morte del maiale. Si può nascere un'altra volta, poi rinascere ancora un'altra volta se ti va. Devo solo arrivare alla fine del mese, prendere lo stipendio e poi badare alle spese, con quello che rimane, programmare le ferie, quest'anno vado al mare che mi voglio rilassare. Devo solo arrivare a due passi dall'altare, prendere una moglie e poi essere un buon padre. Dopo 40 anni forse andarmene in pensione con l'orologio d'oro al polso e il gelo del tuo cuore. E un altro capodanno, un altro carnevale, un altro Ferragosto e ancora un altro Natale, la prima comunione, il primo funerale.
e brinderemo ancora per altri 200 anni. No, brinderemo ancora altri 100 capodanni. Sì, altri 100 capodanni, senso, senso sì. È quello. Insomma, anche qui anche il tempo, anche nel senso correlato alla rinascita. Questa canzone, no? Che descrive anche come uno nella vita insegue le varie tappe non curandosi del tempo che passa, e poi soprattutto quando si è giovani, no? Che si può fare tutto, abbiamo mano tutte, non se ne cura, e poi dopo dice si può tornare indietro, no? Perché si rende conto che c'è bisogno di rinascere. Probabilmente c'è anche bisogno di sviluppare la capacità di rinascere, nel senso che poi la vita comunque succedono anche tante cose, magari belle e meno belle, e comunque bisognerebbe avere un po' la capacità di a volte fare anche un reset, no? Anche questo che è un modo comunque di utilizzare il tempo, comunque maneggiarlo, padroneggiarlo, cioè reinventarsi. La vita purtroppo a volte non ti dà scelta e si è costretti a dover, diciamo, ripartire e diciamo ripensarci in veste nuova, e quella comunque una forma di rinascita, è una forma comunque anche di intervento sulla dinamica del tempo. Si può dire ok, questo tempo lo concludo, ne comincio un altro, è come cercare una di rivivere il tempo bello, sì, passato, certo, o comunque di costruirne uno nuovo cercando insomma di che sia sempre buono e dando possibilità appunto che le cose cambino, e strappare una pagina e scrivere su un foglio nuovo. Questa citazione è molto, cioè per dire che comunque la ricchezza, Riccardo, è quella, cioè il tempo è quella ricchezza con la quale comunque nasciamo, è il nostro un po' paniere in dotazione fin dalla nascita, grande o piccolo, non lo sappiamo, che poi insomma dobbiamo anche imparare appunto a gestire. Anche se non è facile. No, diciamo che è difficilissimo. Il tempo c'è una, è come il ferro, insomma, secondo il calore, il freddo si dilata o si ferma, e quindi è un problema, perché purtroppo, no, chiaramente quando va bene vola e quando va male si inchiode, non passa, il momento duro dura di più, e questa è la bastardia del tempo. Sì, e è un tema che diciamo comunque è anche fortemente intrecciato con quello del lavoro. Infatti lavorare significa vendere, molto spesso purtroppo di questi tempi lo vediamo svendere il nostro tempo in cambio comunque di un salario che ci serve comunque per vivere. Ecco, questo già ci dice una cosa fondamentale che noi dovremmo imparare, ovvero che noi abbiamo tutti questa ambizione all'arricchimento, in realtà nasciamo già ricchissimi, direi, Riccardo, miliardari, in quanto possessori di una valuta inestimabile che è quella appunto del tempo. E ci impoveriamo secondo dopo secondo, perché quella valuta lì se ne va inevitabilmente. O la deprezziamo. A farsi fottere. O viene deprezzata, perché comunque siamo costretti dalle logiche insomma della quotidianità a doverla barattare per quattro patate e tre cipolle. Dovremmo cercare, se uno ha la possibilità di fare un lavoro con minimo, sì, ti dia valore al tuo tempo, ti piace avere momenti in cui il tempo insomma... Io fortunatamente, per esempio, prendo per me qualche momento che sono lì, che sono comunque, che dico sto comunque lavorando. A volte non te lo ricordo, non te lo dimentichi. Allora, vuol dire che ho scelto un lavoro che è impegnativo, senz'altro, e poi magari per tutta la vita non lo vorrò. Non vorrò dare tutto il mio tempo a questo, ma fino ad oggi mi ha dato qualche momento di... Certo. Qualche momento senza tempo. Sembra facile, ma passare il tempo con la gente, quindi condividere il tempo con la gente, è comunque una fatica, perché insomma bisogna dirlo per le persone che come te fanno questo mestiere. Certo. E quindi è tutto relativo al tuo stato d'animo al momento, no? Visto che il lavoro è ripetitivo, anche se ti piace, poi avrai dei momenti in cui non ci vorresti stare, in cui il tempo secondo te lo stai comunque perdendo, anche se poi in realtà la mia vita, il mio lavoro sono sempre lì, però è chiaro che sia così. Comunque diciamo che magari anche per le persone che fanno insomma lavori e svolgono magari mansioni poco edificanti e che non gli piacciono, comunque magari c'è la necessità, si può sempre provare a cercare di pareggiare, no? Fare un lavoro, magari farlo tipo quello che è successo, farlo bene, perché a dare senso a quel tempo che comunque non volevi essere lì, ma a dare senso al tempo che spendi facendolo bene, certo, e gratifica te stesso. Anche i dati dopo il Covid ci dicono che molte persone magari si sono licenziati da un lavoro a tempo pieno per fare magari lavori part time, proprio perché hanno capito che accanto al lavoro bisogna comunque compensarlo poi con la possibilità di avere finestre temporali da dedicare a noi stessi, no? Insomma da condividere con le persone con cui stiamo, con i nostri cari, eccetera eccetera, perché poi il valore, quello del tempo, è quello sicuramente più inestimabile. E potremmo anche, Riccardo, parlare di macchina del tempo, e ovviamente però non in termini fantascientifici, Riccardo, ma inerenti un po' alla nostra attitudine a immaginare le cose, quindi possiamo dire che lo sviluppo di questa capacità avrebbe, diciamo, anche avuto un ruolo, diciamo, nella nostra evoluzione
in quanto il mondo è pieno di pericoli, è molto dinamico e chi sa immaginare, quindi salire su questa ipotetica macchina del tempo può prevedere magari cosa succederà e magari ha più possibilità di salvarsi. La DeLorean, sì, magari. Ovviamente però c'è anche anche la macchina del tempo intesa come mezzo per viaggiare tra le epoche. Ecco, io ti chiederei, Riccardo, se hai qualche periodo in cui ti piacerebbe addentrarti, se si disponesse di questo mezzo per portarti avanti e indietro nel tempo. Vorrei vivere nel 68. Proprio era. Sì, non andrei tanto lontano. È una fermata di metro. Cioè, non interessa andare a fare con Napoleone. No, voglio andare a busto. A Riccardo basta poco carburante. Poco next carburante. Stop. Sì, sì, sì. Mi fermo vicino. Cosa ti piace di quella? La nascita della libertà, della felicità vera tra le persone. Un altro l'armonia. Mondo, l'armonia. Meno rompicoglioni, meno giudizio, niente social. L'avrei voluto vedere. Saresti stato Riccardo, sarebbe stato anche quella libertà per te anche pericolosa, nel senso che sei uno molto capace che morivo, però sì, no, vabbè, con la macchina del tempo lì, quando vedo che sono mezzo in mezzo, boh, rimonto sopra e torno qui. Il taxi, chiama un Uber, Riccardo. Chiamo la DeLorean Uber e mi faccio riportare subito la vita seria. Però un giretto ce l'avrei fatto. Però se avessimo Riccardo che ci sale su una macchina del tempo, non avremmo, diciamo, tutte le poesie che ogni volta ci declama. Per cui, nel senso, è bene che non esistano queste cose o che esistano parzialmente nella mente. Riccardo, stai qua, dici le poesie anche oggi. Vabbè, insomma, anche oggi ce l'ho. E l'ho scritta proprio in base alla bastardia del tempo che talvolta passa velocissimo quando dovrebbe fermarsi e viceversa quando si sta male. Sembra non finire, non andare avanti. E senza tenere indugio fa così. Dice, quando stai male, un secondo è due ore. Quasi che il tempo provasse gusto a girare il dito nel tuo dolore, come per te soffrir fosse giusto. Se invece stai bene, lui passa veloce, pronto di nuovo a doversi fermare. Certo che arriverà un'altra croce, un nuovo dolore a venirla inchiodare. Bella Riccardo, molto, sì, molto bella, molto sentita. Anche l'applauso della regia. Sì, veramente nostre folle sempre adulanti. No, sì, l'ho scritto in un periodo che dove il tempo passava male, per me mi giravano i coglioni e... Mi sembrava ingiusto. L'hai anche detta, insomma, interpretata, si vedeva che comunque con una voce diversa. Io ho sentito subito un timbro diverso rispetto ad altri. Stavo pensando a quel periodo. Io. Vabbè, insomma, questa però comunque ti rifai comunque la bastardia del tempo di cui parlavi, sì, prima, perché sì. È questa giostra che accelera e decelera. Poi... Quasi avesse gusto soffermarti più sulla disgrazia che sulla felicità, se volessimo vederlo come ho fatto io in questa poesia, vederlo come una persona, ma quasi, sì, che sì, gira il dito nel dolore, che si sofferma sul dolore e poi invece fugge via, se ne va quando vede che stai bene. Sì, sì, è un po' come chi ha un po' inventato le regole un po' universali nel nostro vivere, comunque sicuramente è un libero arbitrio, ma sembra comunque, potremmo anche pensarla come un gioco di cattivo gusto da parte di una di un croupier che si diverte anche magari a farci soffrire, o comunque a aumentare, no? Amplificare certi momenti si anche attraverso male. Anche attraverso magari il tempo uno scorre molto più lentamente delle cose quando non vanno bene. E, Riccardo, cosa dire? Vabbè, chiaramente il tempo poi lo potremmo anche definire come insomma lo conosciamo nella letteratura, nella storia, è una divinità. È una divinità Crono, che era, diciamo, figlio di Urano, che era il cielo, e di Gaia, che era la terra. E era però solito mangiare, la leggenda ci dice che era solito mangiare i propri figli. Ma questo è il momento Pippo Angela. Questo non era il momento. No. Voglio il momento Pippo Angela. No, non era. Lo voglio! Lo voglio, no, Pippo. Scombiniamo piani di Pippo. Non era il momento Pippo Angela, va bene così. Io però. Niente, no, c'è il Pippo Angela. Rialza, no. Pippo Angela, Jacopo. Sì, è bella della diretta. Questo. Allora, no, praticamente Pippo Angela, diciamo che. Nel mondo animale il tempo è veramente un argomento super intricato. Ecco. Ma io pensavo in questi giorni, un po' in preparazione alla puntata, ho pensato ad esempio, ma se è vero che un animale si affeziona ad esempio agli umani, pensiamo al cane col padrone, no? Non potrebbe essere possibile allora che gli animali non abbiano un senso del trascorrere del tempo? Quanto mi sono detto, comunque l'affetto e l'affezione è una variabile, diciamo, all'interno dell'equazione temporale.
ci affezioniamo, insomma, Riccardo, secondo me, quando abbiamo anche contezza del fatto che una cosa non è eterna, che non è soggetta ad un'infinita disponibilità. Per cui mi sono detto, sicuramente non è prerogativa, diciamo, dell'uomo il, diciamo, la contezza proprio del tempo, del fattore temporale, ma esiste anche negli animali. In realtà ci sono, questo è vero, comunque è confermato dalla nostra amica scienza, che ci dice che, appunto, attraverso studi francesi, le api sanno che ore sono. Sanno che sono proprio come, quasi come gli esseri umani, grazie alla temperatura. A quanto pare, infatti, secondo uno studio, appunto, redatto in Francia, 38 gradi. Lì, diciamo, la sveglia è la vibrazione proprio delle ali. E l'ora, però, non sarebbe, appunto, soltanto la convenzione umana, anche, diciamo, la, questa specie dedita poi importantissima. Gli uccellini che caccia le api. All'impollinazione. Uccellini, api, insomma, sono parenti, ma riesce comunque a cogliere l'avanzamento del giorno. Ma al posto, diciamo, degli orologi, le api comunque utilizzano la temperatura. Calore. Questo perché è importante per il coordinamento tra le api che stazionano fuori e quelle che sono dentro, comunque all'interno. Siccome la luce è in quel modo attraverso cui questi animali comunque si coordinano, quelli che sono all'interno, che vivono al buio, attraverso la temperatura riescono, diciamo, a avere un tempo sincrono tra il mondo, tra il loro ecosistema esterno e quello interno. Quindi la percezione dello scorrere del tempo è fondamentale nell'organizzazione di questi animali, che sono società organizzate secondo un meccanismo veramente complesso e molto insomma, molto importante. Ci stupiscono sempre gli animali, no? Perché se si analizzano così, se si cerca qualcosa di scientifico, hanno sempre tanta vicinanza a noi, e quindi ci fa capire che li prendiamo un po' sotto gamba. Certo, perché siamo è così, o sotto piede, come faccio io col piccione. Però va bene, Riccardo, abbiamo anche, bisogna anche, diciamo, recuperare un pochino l'importanza di un tempo che sia lento, anche l'importanza curativa di un tempo lento, un tempo basato sulla presenza. Viviamo comunque sempre a 300 all'ora, e quindi recuperare un tempo che dovremmo un pochino decelerare, un tempo, potremmo dire, anche meditativo, dove ci dedichiamo unicamente a un'azione per volta. A volte mi capita di andare a spesso giro. Spesso benissimo quel tempo lì. Sono sì, d'accordo, nel senso, anche l'importanza, appunto, di un tempo lento a recuperare invece di tempi, insomma, ipersonici. A volte magari si va a giro e vediamo che, insomma, c'è la persona che corre e magari guarda una serie TV, quella che magari parla con te, però c'ha una mezza, un auricolare all'orecchio. Cioè, si sovrappongono diverse attività per... E comunque è collegato a una videochiamata dall'altra parte del mondo. Ecco, facciamo a volte 5 cose insieme e poi ne facciamo tutte male. Forse, diciamo, ecco, le tecnologie ci fanno star male in una parte, diciamo, negativa, non soltanto positiva, alla fine, perché determinano la separazione tra noi, un tempo giusto, naturale. Ricordiamoci che la natura se ne sbatte e mantiene inalterate le condizioni, diciamo, temporali per fare le cose di sempre. Una pianta ha bisogno di quel tempo per crescere, un frutto di quel tempo per maturare, la donna ha sempre bisogno di quelle... Anche se anche lì poi ormai abbiamo... cerchiamo di bruciarle tutte le tappe, no? Perché in quel senso non si vuol perdere tempo, ma è sbagliato, perché tutto quello, per esempio, tutti questi processi non sono tempo perso. Vedere maturare un frutto, quello non è tempo perso, quello è un tempo naturale che va goduto, perché poi il risultato è sbagliato. Quindi è anche frainteso il modo di perdi tempo. Perdi tempo quando fai una cazzata, perdi tempo a far gonfiare la frutta e a darmi una cosa che non sa di nulla. Poco tempo, certo. È durato meno, ma è stato tempo perso, secondo la mia filosofia. Ecco, poi non lo... No, no, è quello lì il discorso, è un punto un po' di rifarci prendere, no, seguire la direzione che ci indica, no, madre natura, perché comunque, appunto, le cose straordinarie che avvengono e che realizza la natura poi sono sempre figlie del tempo. Ogni cosa, un albero bellissimo, secolare, ha bisogno comunque, appunto, di tantissimi anni. Ma lo stesso dicevo prima, il parto di una donna, che sono comunque quelle 38 settimane, e la tecnologia fino adesso, per fortuna, non si sa più aspettare, a parte i bimbetti che te li fanno, non riescono a farti rinascere in 20 minuti, se no lo farebbero. Però questa società non dà più tempo di aspettare. Niente. Certo. Niente, anche quando scarichi la roba da internet. Mi ricordo quando ero bimbetto, scaricavo una canzone, 20 minuti a guardare lo schermo per ascoltarla. Ora invece tutto istantaneo, tutto così, non c'è più il tempo dell'attesa. Secondo me è un bel tempo, perché l'attesa è già goduria, e invece ora non c'è più. Certo, l'attesa, quindi... l'abbiamo persa. Quel frangente lì l'abbiamo perso in tutto, anche nelle relazioni. Si va più al su con tutto,
Cioè, sono convinto che questa società, questa cosa dell'immediatezza, abbia tolto il momento dell'attesa in quasi tutte le cose, sia nei rapporti tra ragazzi, no? Una volta per dattere ora ci stavo un mese. Parliamo di roba spicciola. Ora no, è tutto più immediato, tutto pom, subito, così. Si ottiene tutto subito. La gente vuole iniziare a fare un lavoro senza fare la gavetta e non lo sa fare e si incazza. Cioè, è tutto l'attesa, che poi secondo me l'attesa, quando capisci che qualcosa si sta concretizzando, che è bello quel momento lì, invece l'abbiamo... No, e soprattutto questo, diciamo, la conseguenza per più drammatica immediatezze, per tanta perdita di tempo immediata è la scontentezza, poi cioè è la depressione, la, diciamo, la noia, che sono tutti comunque malessere di questi tempi in cui comunque bisogna appunto sempre avere le cose e non gustarsele, sempre essere proiettati in un momento, diciamo, successivo a quello magari attuale. Ad esempio vedi i bimbi che giocano, no? E si stancano subito, diciamo, del gioco, ne vogliono uno nuovo. E però noi adulti non siamo molto meglio di così, perché anche nel nostro modo di comunicare, oggi noi comunichiamo attraverso i social, i famose messaggistiche istantanee, ce lo dicono anche, cioè alla fine ci prendono un giro, non lo fanno neanche tanto, perché comunque, no, ne danno i nomi che sono abbastanza certificanti di quello che sono state le cose. Mandiamo questi messaggi, siamo dall'altra parte del mondo, pretendiamo una risposta. Tante cose ovviamente ci aiuta, no? È un messaggio dall'altra parte. Sì, no, ma infatti la tecnologia, no, si dice è prima. È sconvolgente ora che uno per 20 secondi quello non ti risponde. Hai visto? Cazzo, te mi dici, oh, mi risposto dopo mezz'ora. E te mi dici tanto, ma cioè una volta. Davanti, sì. Capito? Sì, una volta c'era il telefono a casa, se no arrivederci. Ma era più bello, sicuramente. No, più ma bello. Certo, ma quindi nel senso... Anche perché loro non lo sapevano che c'era questa roba a disposizione, il telefono. Quindi non è che pensavano di perdersi qualcosa. Ovviamente, se tu ora togliessi tutto di mezzo, questo modo, questa tecnologia per comunicare in maniera istantanea, il mondo impazzirebbe, scoppia no, il mondo. Bene, certo. Se fai sparire tutti i telefoni, scoppia il mondo. Non va avanti. Si deprime, non è che scoppia sì, il mondo, sì, cioè scoppiamo che noi, fa nel la senso gente, che... i ragazzi di ora, sì. Cioè sarebbe una catastrofe. Siamo presi nella morsa, esatto, della... siamo proprio schiavi di questa roba qui, anche dell'immediatezza. E di... Però questo ci dice anche che viviamo, però, cioè la cosa preoccupante è che è diciamo una presa di coscienza, di una patologia del fatto che comunque viviamo contro natura. Cioè se noi, messi diciamo al cospetto del tempo naturale, nello scorrere naturale del tempo, lo intendiamo come lento, come diciamo improduttivo, come ostacolante, abbiamo un problema, perché stiamo dicendo che che viviamo contro natura lo dimostra, come viviamo, inquiniamo, devastiamo, cioè alla natura li siamo andati nel culo almeno 300 anni fa, sì, però cioè attenzione, quindi, attenzione che poi è un boomerang, nel senso, cioè, non vai mai è ovvio, in tasca è ovvio la natura che finirà per la, non so quando, ma che finirà, perché ce ne siamo approfittati troppo, questo è, penso che sia certo già, no? Va bene, e Riccardo, come canzone ne abbiamo portato un'altra, anche diciamo come che fosse un omaggio a una grandissima cantante, regina del rock, che poi è scomparsa nelle ultime ore. E quindi era necessario che se oggi si passasse una canzone ce ne fosse anche una sola. Almeno una, sì, e lei insomma l'autrice la conoscerete, ve la immaginerete, Tina Turner, con questa bellissima canzone dal titolo Don't Rush the Good Things. In loving memory of Tina Turner. You can't
Goodbye to you, Tina. Si sì, diceva goodbye, goodbye, sì. Ci salutava e... E noi la salutavamo, e tra l'altro... Dicevo prima che si ascoltava, ma 80 anni da una star così, ma ne valgono 6.000. È la famosa relatività del tempo di Einstein, cioè 80 esatto. anni non sono la stessa no. misura, spazio temporale per le altre persone, perché quella di Tina Turner è stata una vita comunque piena di eccessi, grande, di Tina. Comunque di grandi, di successi. Di botte di vita forti, di emozioni. Leggevo che ha vissuto in tantissimi posti. Se una persona diversi. Normale magari vivesse 3 giorni così... sarebbe l'unica cosa che racconterebbe per tutta la vita. Sì, tre giorni normali di una di quelle persone. Sì, potrebbe riempire veramente le esistenze di molte altre persone. E tra l'altro bello che nel testo lei dice, chiaramente il titolo Don't Rush the Good Things, quindi non accelerare le cose, non mettere fretta alle cose buone, alle belle cose, it's a slow job falling in love. E quindi innamorarsi è un lavoro lento. E no, che Tina Turner è come se ci avesse sentito, ascoltato quello che si diceva prima. Ci ha risposto e salutato. Ci ha salutato, veramente è stata, la ringraziamo fortemente perché ha ribadito i nostri concetti. E, Riccardo, visto che il tempo è un bene così prezioso, direi di non sprecarne altro per chi ci ascolta, i nostri ascoltatori, di non rubargliene altro e di ringraziarli. E facci ancora più caso oggi, perché chi perde questi 40 minuti ad ascoltarci, insomma, ci dona un po' del suo tempo. Certo. Quindi è una cosa che fa tanto piacere, alla quale dobbiamo fare caso ancora di più, che oggi siamo soffermati su questo argomento. Quindi grazie a Radio Sankara, grazie alla regia di Jacopo. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, e ci sentiamo giovedì prossimo. Alle prossime, grazie. Ciao.